Che cosa chiedete? Che non venga fatta quest'opera perché è inutile, economicamente svantaggiosa per la popolazione italiana, e vantaggiosa solo per la Snam e altre ditte che ci speculano sul mercato del gas. Quanti chilometri sarebbero? Dovrebbero essere? Dovrebbero essere da Brindisi a Minerbio per la dorsale appenninica, 687 chilometri. E in Umbria dove passerebbe? Passerebbe per i comuni di Norcia, Sellano, Forigno, Gualdo Tadino, Gubbio, Città di Castello e Pietralunga. Tutta una fascia sismica? Tutta una fascia sismica, anzi interessa anche Colfiorito, dove è previsto un PIDI, cioè un'interconnessione con la rete già esistente che viene ingrandita e che non ha in realtà uno scopo di distribuire il gas alle popolazioni, perché a sua volta non è ramificata, non è messa a rete e serve soltanto come cassa di compensazione quando il gas del Brindisi Minerbio non troverà uno sbocco e verrà così immagazzinato. Ma chi c'è dietro tutto questo? La Snam, la TAP, cosa c'è dietro la TAP non si sa bene, perché è una scatola cinese di azioni e si sa soltanto che ha sede al cantone di Bar in Svizzera, che è uno dei paradisi fiscali dell'Europa. Quando dovrebbe arrivare, eventualmente, perché ho visto che i lavori ci sono già avviati, giusto? Sì, sì. Quando dovrebbero arrivare in Umbria i cantieri? E questo non è prevedibile da noi, perché l'opera è divisa in 5 lotti funzionali, anche se integrati l'uno con l'altro, e il governo sta dando le autorizzazioni, diciamo, non in modo continuo. Ad esempio, ha autorizzato già la centrale di compressione a Sulmona, ma a Sulmona ancora non è arrivata l'opera che doveva essere interessata alla centrale di compressione. Sta dando i progetti, sta dando le autorizzazioni così, in modo discontinuo, forse per confondere la popolazione. Ecco, voi siete, un'ultima battuta, voi siete un coordinamento di quanti comitati e di quante persone? E i comitati sono, dunque siamo strutturati in una rete, dunque non è un fronte unico, preciso, con presidenti e segretari. Noi siamo in contatto con il preesistente comitato No Tubo interregionale Umbria-Lazio Marche, con la sezione regionale, con la delegazione regionale del WWF con la quale collaboriamo, con adesso l'inglese non lo conosco, Mountain Wilderness Umbria, e poi ci siamo noi del coordinamento, no, devastazioni territoriali.